utenti di Assis Sportiva, appassionati di basket, benvenuti dal Palabasket Nando Lido. Appena terminato il derby tra l'Olimpica e la Diamond, vinta dalla Diamond 75-72. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, siete stati in partita sino alla fine dell'ultimo quarto, ecco, quanto brucia perderla così? Ah, si sapeva che la partita era difficoltosa, Foggia è sempre Foggia e noi veniamo da un periodo difficile, dovevamo smaltire la sconfitta di Manfredonia, sapevamo che la partita poteva essere punto a punto e così è stata, insomma, ci è mancata la lucidità nei momenti più importanti, però diciamo, abbiamo visto segni di ripresa nella squadra perché dovevamo rimettere un po' insieme i cocci per tutto quello che è successo, non siamo ancora al completo, siamo senza l'allenatore in panchina e questo sicuramente ha contribuito anche nei momenti, nelle chiamate dei momenti topici, insomma l'assenza dell'allenatore in panchina fa. Però insomma la partita è stata tirata fino all'ultimo, siamo stati sempre in vantaggio per tre quarti, loro hanno dato l'esperienza, rientrava dell'Aquila, allenatore appena cambiato in settimana, insomma c'erano le possibilità anche di perderla questa partita. Va bene così, va bene così. Bisognava riscattare in un certo senso il brutto passo falso di Manfredonia, oggi comunque dalla squadra è arrivata una buona risposta e comunque soddisfatto della prestazione dei suoi. Sì, 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 a Manfredonia stavamo con i ragazzini, con la maggior parte. Oggi avevamo chiesto una partita comunque combattuta e così è stata. Insomma, i ragazzi hanno combattuto, sono stati in vantaggio parecchie volte. Ripeto, in alcuni frangenti ci è mancata la lucidità in alcuni passaggi importanti. Però va bene così, insomma abbiamo il nuovo innesto del ragazzo che ha fatto bene, Mario Garozzo, ha difeso molto bene, siamo stati un po' sfortunati sulle palle importanti, però quando si gioca punto a punto ci sta che l'episodio decide la partita e la partita è andata a Foggia. Ora vediamo di rimetterci in sesto per la prossima partita, che è ancora in casa con Vieste, e cercheremo di ritrovare la vittoria con Vieste. Anche oggi ci sono state delle decisioni arbitrali un po' discutibili, soprattutto su due stoppate di Spad, in un certo senso, considerando anche le ultime due giornate, vi sentite un po' bersagliati dalla FIP? No, questo non lo posso dire, se no diciamo, gli arbitri sbagliano come sbagliano i giocatori, insomma. Io non ho quei due falli di Spad, sinceramente non li ho visti, perché, nel senso che secondo me non lui è saltato dritto, ha tolto la palla con velocità, l'arbitro l'ha chiamato fallo, ci sta, insomma, non è la singola chiamata che incide poi sull'esito della partita, a meno che proprio nell'ultima azione abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita e non l'abbiamo vinta per colpa nostra, quindi gli arbitri secondo me hanno arbitrato sufficientemente bene. Si chiude oggi il girone d'andata, riprenderete la prossima contro Vieste, ecco quanto inizieranno a contare dopo 3 KO consecutivi i due punti? Diciamo il girone d'andata noi lo chiudiamo con 9 vittorie e credo 4 sconfitte. Se dovessimo replicare in regione di ritorno 9 vittorie e 4 sconfitte, siamo in C nazionale l'anno prossimo, e questo è l'obiettivo di quest'anno. Se potremo far di meglio, andrà ancora meglio, ma il nostro obiettivo, non lo dimentichiamo, è quello di salire di categoria e salgono le prime, non solo la prima in assoluto. Va bene, comunque c'è tutto il girone di ritorno e dobbiamo prenderci ancora qualche soddisfazione. Ok, grazie Presidente. Grazie. Siamo con il coach della Diamond Foggia, Cristian Vigilante. Coach, innanzitutto ben trovato in panchina, è stato il suo esordio in questa stagione, ecco che effetto fa vincere un derby all'esordio? Vincere un derby è sempre emozionante, all'esordio no? E vincere un derby poi con la prima in classifica è sempre bello. Oggi ancora di più, visto che rientro nella mia squadra, anche se per me è come se non me ne fossi mai andato. Ecco, che squadra ha trovato? Beh, una squadra seconda in classifica, quindi allenata bene da chi mi ha preceduto e oggi si è visto anche il lavoro fatto in precedenza, perché non può essere solo farina del mio sacco la vittoria di oggi. Oggi si è vista una bella Diamond con una veloce circolazione di palla, soprattutto poi Taylor che ha fatto la differenza da guardia, da play. Beh, noi abbiamo fatto la differenza come gruppo, abbiamo fatto la differenza in difesa, specialmente il terzo e quarto quarto, abbiamo fatto la differenza cercando di limitare pannaggio sui pick and roll, e quindi questa è una vittoria del gruppo. 18 punti, agganciate l'Olimpica in testa alla classifica, che obiettivi si pone la Diamond? La Diamond, l'obiettivo della Diamond è rimanere tra le prime 9, quest'anno arrivare prima, arrivare 9 è la stessissima cosa, quindi noi lottiamo per arrivare tra le prime 9, quindi arrivare, metterci il prima possibile al sicuro per essere sicuro delle 9 posizioni.
Sabato comincia il girone di ritorno, andrete a Brindisi, ecco che girone si attende? Io la partita di Brindisi in casa l'ho vista e abbiamo vinto all'ultimo secondo, quindi ovviamente lì è sempre un campo molto difficile, quindi ci sarà da aspettare un'altra partita come questa dove ci sarà battaglia. Ok, grazie coach e complimenti. Grazie a te. Siamo con Michele Castoro dell'Olimpica Basket. Michele, un derby perso negli ultimi secondi dell'ultimo quarto, ecco quanto brucia perderlo così? Brucia abbastanza. È stata una partita molto combattuta, molto difficile fisicamente, soprattutto per noi perché venivamo da una settimana di acciacchi fisici. Io e Vuovolo rientravamo da una settimana di febbre e non è stato facile all'inizio prendere il ritmo partita. Poi siamo riusciti a recuperare quei 4-5 punti di svantaggio, però purtroppo nel finale ci sono stati episodi che possono far discutere, però nel bene e nel male oggi ci è andata male e li abbiamo pagati noi. A livello personale ti abbiamo visto fare tanti punti, tante triple, sei stato un vero trascinatore, che cosa è mancato per portare a casa i due punti? È mancata la prova di squadra che dobbiamo riuscire a recuperare come abbiamo fatto nella prima parte di campionato. Ora dobbiamo cercare da martedì di prendere il ritmo degli allenamenti come abbiamo sempre fatto e di ricompattarci come gruppo, perché quella può essere l'arma vincente di questa squadra. È arrivato questo terzo KO consecutivo, oggi ti abbiamo visto fare anche l'allenatore fuori dal campo, ecco quanto incide l'assenza di coach Russo dalla panchina? Ha inciso molto perché l'allenatore ti trasmette quella carica, le giuste scelte, è più lucido dalla panchina magari rispetto ai giocatori, quindi abbiamo pagato molto anche la sua assenza. Dalla prossima comincerete il girone di ritorno, incontrerete in casa Vieste, che cosa conterà per riconquistare i due punti? Cattiveria, cuore e tanto spirito di sacrificio, perché ci dobbiamo riprendere i due punti che abbiamo lasciato là negli ultimi secondi. Anche lì senza allenatore, perché se non sbaglio era squalificato, e dobbiamo contare anche soprattutto nel sesto uomo, nel pubblico, che ci deve dare una grossa mano nei momenti cruciali come è capitato oggi. E niente, dobbiamo portare a casa la vittoria. Per chiudere, chiudete il girone d'andata con i 18 punti, che girone di ritorno ti aspetti? Dobbiamo cercare di fare almeno come abbiamo fatto nella prima parte di campionato, cercare di vincere il più possibile le partite, almeno quelle in casa, perché qua ora basta perdere, perché non è che possono venire di nuovo a fare punti altre squadre. Abbiamo perso già 4 punti e non ne dobbiamo perdere più e continuare a fare bottino anche fuori. Ok, grazie Michele, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie. Siamo con Francesco D'Arrisi della Diamond Foggia. Francesco, due punti importantissimi nel derby qui a Cerignola che riscattano il passo falso della scorsa settimana contro Ruvo. Sì, due punti importanti, erano due punti in palio importanti per tutte e due le squadre, venivamo da due sconfitte e diciamo noi più di loro avevamo l'opportunità di perdere il treno delle prime, ci è andata bene, insomma abbiamo lottato abbastanza e sono contento della prestazione di tutta la squadra, onore comunque al Cerignola, grande squadra. 18 punti, agganciate l'Olimpica, quali sono i vostri obiettivi per questa stagione? Noi sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, quindi domenica per domenica diamo sempre il massimo, poi dove arriviamo si vedrà. Comunque gli obiettivi sicuramente sono quelli di arrivare tra le prime 8, poi si vedrà alla fine. Francesco, una curiosità, che effetto fa ricalcare questo palazzetto che è stato tuo fino all'anno scorso con la maglia dell'Udas? Eh sì, un pochettino lo sento un palazzetto di casa, ma sempre una grande emozione, infatti ho visto parecchi amici a sostenermi, è una bella emozione. Le motivazioni del divorzio con l'Udas e la scelta della Diamond? No, ma non è stato un divorzio, ognuno segue le proprie strade, io seguo comunque l'Udas, ho buoni rapporti con tutti, quindi non è un divorzio, è un allontanamento voluto da entrambi, insomma.